Io mi chiamo Dembele Sall, sono nato il 16 giugno. No, aspetta, che ho sbagliato. Tre aggettivi per descrivermi: sono un ragazzo tranquillo, educato e molto umile, direi. A Parma il 5. Il 5 è stato il mio primo numero di maglia che ho avuto. Ho iniziato a giocare a calcio con gli amici, direi, a giocare per strada come tutti i bambini africani soprattutto. È da là che è partito tutto, direi. Andavo a scuola come tutti i ragazzi e già i miei genitori non hanno mai voluto che io giocassi a calcio, però ci ho sempre creduto e poi alla fine ora hanno accettato, mi hanno capito e mi stanno aiutando. Scuola così così, ero intelligente, potevo fare qualcosa perché mio padre è già scrittore famoso in Senegal, che viaggia anche un sacco, però non mi ha mai interessato, quindi alla fine, anche se uno è intelligente, però se non è sul pezzo alla fine non va lontano. Le lingue mi piacciono un sacco, mi è sempre piaciuto sapere tante lingue così per viaggiare e poi poter parlare con la gente e non avere problemi ovunque dove andrò. Ne parlo 3-4 direi, perché parlo adesso l'italiano lo so abbastanza. Parlo francese, il senegalese e l'inglese lo capisco e lo parlavo abbastanza bene, ora non più perché non lo parlo più. E a scuola c'avevo anche una professoressa che mi stava proprio addosso, che mi ha fatto odiare proprio la materia, però lo capisco comunque. Quando sono arrivato a Bari? Sì, a Bari però nulla di che, comunque la gente, tipo l'accoglienza della gente, come ti accoglie la gente, come la gente qua, la gente è simpatissima, quindi la gente ti fa proprio amare questa città, perché già appena arrivi ti abbracciano, parlano con te, fanno di tutto per farti stare a casa, ti invitano a casa a mangiare, cose che sono abituato tipo da quando sono nato in Siena, che mi mancava, perché a Parma direi che non è mica così, perché vivevo in albergo, era molto, molto diverso. Qua mi sento proprio me stesso, mi sento libero, mi sento proprio io, mi sento proprio a casa, come la gente, perché a casa mia la gente è proprio così, come voi baresi, diciamo. Sì, mi piace un sacco, ho tanti amici ora, poi tutti i miei amici sono del sud, io sono del sud-sud, quindi ci intendiamo bene. E non può mancare la focaccia barese, tanta roba, veramente tanta roba, la focaccia barese mi sta proprio distruggendo, è buona buona, sì. C'è Akon mi piace un sacco, il cantante americano che è d'origine senegalese. Lui mi piace, mi piacciono anche un po' di canzoni tipo senegalesi che non conoscete. Per esempio c'è Youssou N'Dour, che è uno molto famoso che mi rilassa, perché quando mi manca un pochino il mio paese, a volte in macchina lo ascolto e poi mi sento bene, e poi mi fa sentire bene, mi fa proprio tornare a casa, direi. Quando guardo Che Cosa L'Ho mi rilasso anche tantissimo. Quando sono proprio stressato, di solito guardo un film di Che Cosa L'Ho, di Cado delle Nubi, di Sole a Catinelle, che mi fa ridere un sacco, mi fa dimenticare proprio i problemi, mi fa stare bene. Lui, quando lo vedo, proprio mi viene da ridere. È un fenomeno. Un grande saluto ai tifosi baresi, che sono veramente, non ho mai visto una tifoseria così, che anche nelle trasferte ci sentiamo proprio a casa. Sono veramente appassionati e a me piace un sacco, veramente. Ho tanti amici tifosi, però non puoi capire, appena mi vedono sono sempre lì, mollano tutto quello che fanno e stanno là con me a parlare di calcio. Le trasferte tipo a Cittadella, vedi, l'ultima partita, che sono venuti anche in tanti a prendere l'aereo, stare con noi, quindi non li possiamo pagare. L'unica cosa che gli dico è stateci vicino che ce la faremo. Credo in questa squadra, ora le cose non vanno tanto bene, però ci riprenderemo. Per la prossima intervista nomino Joseph Mina là. Ciao Mina, tocca a te ora.